Nella ricerca non ci si annoia mai, mai, e ci si pongono sempre domande nuove, anche se c'è nuovi problemi. Come dice un nostro collega, la ricerca è sofferenza, ma vediamola nel positivo, nel senso che è sofferenza perché ci facciamo una domanda, abbiamo trovato la risposta e ci vengono fuori altre tre domande. Quindi la ricerca è anche meraviglia in questo senso. Lascio la parola però a questo punto alla collega Roberta. Allora, per quanto riguarda, Fabiana mi ha invitato a parlare con voi e mi ha detto parla della tua esperienza. Allora io ho cominciato a pensare, ormai comincio ad avere un'età e quindi voglio dire di anni da elaborare ne ho, e ho cominciato a guardare le tappe che mi hanno portato a fare il lavoro che sto facendo e davanti a me ho visto tutta una serie di bivi e di cose che sono successe e che mi hanno portato a fare il lavoro che sto facendo adesso. Quindi se, come hanno fatto anche le mie colleghe precedenti, penso a come sono arrivata, devo cominciare dalle medie. Perché lì, secondo me, quella scuola è la scuola che alla fine è il momento più importante, perché poi lì devi decidere le superiori che farai e lì devi poi, e quindi cominci già ad indirizzare la tua vita e lo fai alle medie, quando sei praticamente un bambino ancora. Allora lì mi ricordo che avevo un professore di matematica e scienze bravissimo e mi sono appassionata alle scienze, ma non volevo fare l'università. E quindi ho detto, ma voglio fare le scienze? E vado allo scientifico? No, perché dopo dovevo fare l'università. E sono andata a fare perito chimico e sono andata qui al Fermi. E lì ho visto la prima differenza di genere. Perché al biennio eravamo 5 ragazze e al triennio ce n'era qualcuna di più, ma non di più. A meccanica, mi ricordo che ho fatto perito chimico, a meccanica c'era una ragazza e non la distinguevi dai ragazzi. Vabbè, mi sono diplomata e poi ho deciso di andare a fare l'università. E sono andata a far chimica, è la vita. E lì ho visto un'uniformità abbastanza di genere, perché lì le ragazze erano molte, molte di più a quelle a cui io ero abituata, e poi appunto ho fatto il mio percorso di studi, sono arrivata a dover fare la tesi e lì diciamo che c'è stato, diciamo così, la svolta nella mia vita. Io volevo aver fatto una chimica, ho studiato chimica, dovevo fare una tesi per caratterizzare, per studiare e sintetizzare nuovi materiali. Però posto in laboratorio non ce n'era, ma hanno mandato al CNR a fare spettrometria di massa. Un colpo di culo che voi non lo sapete. Perché spettrometria di massa è una tecnica analitica che negli anni si è dimostrata fondamentale, soprattutto per i nuovi sviluppi, quindi è stata una fortuna incredibile. Da lì poi mi sono laureata, ho capito che cercavano una persona a Venezia, sono andata a fare delle borse di studio a Venezia. Il dottorato non lo volevo fare, ma l'ho fatto, quindi ancora una volta ho fatto qualcosa che non avevo previsto e poi c'è stata la possibilità di fare un concorso, però prima, sai cosa ho pensato? Che tutta sto precarietà nel mondo della ricerca è troppo precaria, mi devo trovare un lavoro. Sai che 2 mesi dopo è uscito il bando? Hai capito? E sono qua. E adesso sto parlando con voi. Quindi se devo vedere il percorso che dalle medie mi ha portato al lavoro che sto facendo adesso, diciamo che non è stato sempre scelto. Mi sono trovata delle situazioni in cui io non ho scelto niente, perché hanno scelto gli altri per me, però in qualche maniera nei bivi che ho incontrato ho sempre preso la strada che di primo acchito non avrei preso. E quindi sono arrivata qua. Quindi i percorsi sono tanti, sono strani, imprevedibili, non voluti, però alla fine ti trovi a fare un lavoro bellissimo. Allora, ho apprezzato molto le presentazioni che hanno fatto le mie colleghe precedentemente, perché hanno fatto un affresco di quello che tu fai in questo tipo di lavoro. E come dice Fabiana, ogni giorno c'è un problema diverso. È un lavoro per cui tu non fai mai
il giorno prima non fai quello che fai il giorno dopo e non hai lo stesso problema che hai il giorno dopo. Metti, un giorno hai un problema di tipo strumentale, uno strumento rotto e non riesci a lavorare e devi dare dei dati, il giorno dopo ti trovi ad avere un problema scientifico. I dati strani, che belli che sono i dati strani, sono i più belli di tutti, perché lì sei costretto a studiare e a impegnarti per capire perché sono strani. Ed è il momento più bello di tutti. Cioè, sembra strano, ma i dati strani sono fantastici. Allora, invece oggi vi voglio parlare di inquinanti ambientali. Allora, non vi parlerò di... ho apprezzato le presentazioni che hanno fatto prima le mie colleghe, perché vi hanno parlato del procedimento e del processo, diciamo così, scientifico. Specialmente Giulia vi ha parlato di come si fa un campionamento, si va in laboratorio, si fanno le analisi, perfetto, quindi non serve che io parli di questo, e quindi passo direttamente al problema scientifico, gli inquinanti ambientali. Allora, gli inquinanti, dice qua, sono sostanze con potenziali effetti nocivi per la salute e per l'ambiente, voi li trovate in ambiente. Diciamo così che sono catalogabili in due tipi di inquinanti, due classi, macroclassi. I contaminanti che sono conclamatamente pericolosi, quelli sono normati, sono monitorati, c'è una legislazione che prevede che le concentrazioni non devono essere superiori a certi limiti. Sappiamo che sono sostanze pericolose. Guarda, ho riportato idrocarburi policiclici aromatici, diossine, bifenili policlorurati, PCB, metalli pesanti, pesticidi, ritardanti di fiamma, ci sono due FAS, bisfenolo A, e chi più ne ha più ne metta, la lista è abbastanza lunga. E poi ci sono gli altri, che sono gli inquinanti emergenti. Gli inquinanti emergenti sono inquinanti che non sono normati, non è previsto dalla legislazione che vengano monitorati. E diciamo che possono essere nuovi, oppure ci si può rendere conto che sono pericolosi, ma ci si sta rendendo conto del problema adesso, nonostante siano in commercio e in uso da tantissimo tempo. La Comunità Europea ha creato delle watch list, cioè delle liste di questi composti. La prima è del 2013, poi 2015, 18, 22. Ci sono degli aggiornamenti di questa lista, tali per cui i composti entrano ed escono da questa lista in base agli studi che sono stati fatti, e quindi ci sono quelli che vengono trovati veramente pericolosi e rientrano nei monitoraggi, e quelli che ne escono perché sono stati trovati non pericolosi, e quindi c'è un monitoraggio continuo, uno studio continuo di questi composti. Allora, c'è la watch list ufficiale. Quindi troviamo sostanze farmaceutiche, mi viene in mente il diclofenac, gli antibiotici, l'antibiotico resistenza sarà un grossissimo problema che dovremo affrontare nei prossimi anni, estrogeni, quelli delle pillole anticoncezionali per capirsi, naturali, sintetici, pesticidi, erbicidi, fungicidi, insetticidi, composti chimici usati in cosmetica, filtri UV, per esempio, quelli che dentro le creme, oppure ambra solare, per dire, no? Questi sono prodotti che possono essere pericolosi. E poi composti che si trovano all'interno di alimenti e di materiali. E poi ci sono tutti quanti quei composti che sono attenzionati, tipo il bisfenolo A, i FAS, non serve che vi parli del caso Miteni che c'è a Vicenza, i FAS che sono presenti nell'ambiente, si bioaccumulano, e poi glifosato, microplastiche, fragranze. Noi viviamo in un mondo profumatissimo, detersivi per piatti e plastificato, ma profumatissimo. Ma siamo sicuri che tutto questo profumo ci faccia bene? No. Quindi, noi abbiamo, diciamo così, noi abbiamo delle sorgenti, cioè dei punti tali per cui gli inquinanti entrano nell'ambiente. Possono essere sorgenti primari, i camini delle fabbriche, le creme che noi ci mettiamo sulla faccia, ci laviamo la faccia, noi che andiamo a fare la pipì ed espelliamo i metaboliti e i farmaci che abbiamo assunto.
Quindi noi siamo sorgenti, la nostra vita è una sorgente, ma ci sono anche le sorgenti secondarie. Immaginate il riciclo dei rifiuti, quando per esempio un sacco di plastiche vengono spezzettate ed emettono i plastificanti, il bisfenolo, tutte quante le cose che sono contenute all'interno. Queste sono sorgenti secondarie. Gli inquinanti rimangono fermi sul posto? Le mie colleghe parlavano di microplastiche in Artico, no. E immaginate, loro parlano di pezzetti piccoli. Voi immaginate molecole nell'ambiente, queste non rimangono ferme. Cioè, quando noi facciamo una dispersione di questi composti all'interno dell'ambiente, questi da qui si propagano, vanno nel terreno, possono evaporare dal terreno, andare in atmosfera e attraverso il trasporto atmosferico, come in un grande distillatore, evaporare da una parte e ricondensare dall'altra finché si accumulano nel punto più freddo del distillatore, che è il polo nord e il polo sud. Oppure di essere dilavate dai terreni, entrare nel ciclo dell'acqua, fossi, fiumi, mari, e attraverso la circolazione oceanica arrivare in giro per tutto il globo. Quindi quello che noi riversiamo nell'ambiente non è qualcosa che rimane dove noi lo abbiamo messo, lo troviamo ovunque. Ovunque, e quello che ha disperso Caio me lo prendo io, e quello che disperdo io se lo prenderà Tizio, e quello che ha disperso Sempronio e tutti insieme noi andrà in Artico, in Antartide. Quindi si muoverà. E adesso parliamo di cambiamento climatico. Allora, ho riportato questa slide. Parlare di cambiamento climatico vorrebbe dire che dovrei parlarvi da qui a mezzogiorno solo di cambiamento climatico. Pochi secondi. Per dire che... Allora, no, il cambiamento climatico, vi sto mostrando una slide che è emblematica perché vi dice che l'Artico si sta riscaldando con una velocità di 3 volte superiore alla media globale. Giovedì ho ascoltato una conferenza che riguarda l'Artico ed ho ascoltato un signore inglese che ha parlato e ha detto che l'Artico nel 2022 si è riscaldato il doppio di quello che si scaldava prima. Io ho preso paura. E poi ho pensato ai Nord Stream 1 e 2 che hanno buttato fuori tutto quel metano e ho detto, vedi che la guerra cosa fa? Probabilmente è quello il motivo, perché non è successo niente di diverso nel frattempo. Quindi abbiamo il cambiamento climatico. E qual è la conseguenza principale del cambiamento climatico? Sicuramente il riscaldamento del pianeta. Il cambiamento nel regime delle precipitazioni, possiamo avere grandi siccità, possiamo avere alluvioni istantanee che modificano il nostro ambiente. E questi cambiamenti comportano una variabile termodinamica fondamentale, che è la temperatura. Quando noi parliamo di inquinanti, sono molecole che sono tossiche, ecotossiche, tutto, però sono sempre molecole. Quindi queste molecole vedono un cambiamento nelle loro caratteristiche chimico-fisiche alla fine. Quindi tu hai una modificazione, per esempio, nella solubilità di queste molecole, una variazione nella loro capacità di essere degradate. Temperature più alte significano anche una crescita microbica maggiore e quindi possibilità di degradazione microbica, ma soprattutto, e la tengo per ultima perché è la più importante, cambia la tensione di vapore, cioè aumenta la volatilità di questi composti. E prima vi ho fatto vedere il pianeta, questo grande distillatore che condensa i poli. Quindi vuol dire che un aumento della temperatura porta ad un aumento della volatilità ed un aumento della distribuzione e ridistribuzione di questi composti all'interno del nostro ambiente. Purtroppo temo proprio di sì. Sì, ma non è solamente questo il problema. Che quando noi abbiamo il riscaldamento globale, ho parlato di quello che succede qui e del comportamento degli inquinanti, adesso non sto più parlando di inquinanti emergenti, ma anche di quelli vecchi, tutti. Quando hai il riscaldamento dell'ambiente, le aree polari e subpolari, sto parlando di Siberia, sto parlando delle alte latitudini del Canada, diventano zone che possono essere appetibili per poterci vivere, cosa che adesso sono troppo fredde per poter fare lì. Quindi vuol dire che ci potranno essere più città, attività, fabbriche. Noi siamo
sviluppatori di contaminanti. Quindi significa che le zone, diciamo così, sorgenti primarie verranno nel tempo portate all'interno dell'Artico e questo porterà sempre di più a una contaminazione sempre maggiore delle zone artiche. Senza contare poi che nel corso dei decenni l'Artico, l'Antartide sono diventati il punto, e l'ho già detto, il punto di condensazione di questi contaminanti. Ma quando i ghiacci si sciolgono, il permafrost si scioglie, vuol dire che quello che era condensato in quella neve, in quel ghiaccio, torna in circolo, tipo gli zombie che tornano indietro. E quindi noi dovremo fare i conti anche nuovamente con sostanze tipo i PCB che avevamo cominciato a pensare che fossero dimenticate. Allora, io vorrei dire solamente questo. Noi, quando vi ho parlato oggi di contaminanti emergenti, se penso alla prima categoria di contaminanti, questi erano fondamentalmente di origine industriale, quindi tipo PCB, tipo ritardanti di fiamma, quindi in qualche maniera dai regoli le attività industriali in qualche maniera riesci a prendere il controllo della situazione. In questo caso, quando vi parlo di inquinanti emergenti, non vi sto parlando di criminali ambientali che vanno ad inquinare, sto parlando della nostra vita. Sì, parlo di noi, parlo del fatto che ci curiamo, prendiamo dei farmaci, parlo del fatto che la Fabiana ci vestiamo, laviamo le nostre case, ci laviamo, quindi voglio dire, è la nostra vita. Quindi quello che noi dobbiamo fare è prendere coscienza che siamo delle sorgenti di contaminazione per l'ambiente, che utilizziamo dei prodotti di cui non siamo pienamente consapevoli della pericolosità, se possono essere pericolosi o meno. E quindi dobbiamo prendere in considerazione questa cosa, essere coscienti di questo, e secondo me una delle prime cose che dobbiamo fare è pensare a come è organizzata la nostra vita ed essere consapevoli quando andiamo a fare la spesa, perché anche quello è importante. Qua non ci sono soluzioni. Mi è piaciuto il discorso che ha fatto Simonetta prima, che è un discorso molto complesso ed è multisfaccettato e che quindi ci sono diversi approcci, però secondo me questo è anche uno degli approcci che deve essere preso. Io vi ringrazio e vi saluto e vi auguro buon tutto. Grazie mille Roberta.